Alluvione del secolo. Devastante distruzione della città. In alcune regioni del sud della Germania, la quantità di pioggia caduta in 24 ore è pari a quella che normalmente si registra in un mese intero, provocando un'alluvione definita come E del secolo. Questa catastrofe ha colpito duramente l'area con 100 litri d'acqua per metro quadrato ininterrottamente per due giorni, causando la rottura di due dighe sul fiume Par, affluente del Danubio. Le conseguenze sono state drammatiche. Centinaia di persone sfollate e un soccorritore, un vigile del fuoco, ha perso la vita a Pfaffenhofen an der Ihle, nell'Alta Baviera, mentre era a bordo di un canotto insieme a tre colleghi per salvare una famiglia bloccata. A Pfaffenhofen, situata a circa 40 km da Monaco, diverse centinaia di persone sono state evacuate. La prigione di Memmingen ha dovuto trasferire i suoi 100 detenuti in un altro carcere a causa dell'alluvione. Secondo il servizio meteo tedesco, alcune regioni del sud hanno registrato in 24 ore la quantità di pioggia che solitamente cade in un mese. Le autorità hanno mobilitato 40.000 soccorritori, inclusi membri dell'esercito, per fronteggiare l'emergenza. Nonostante gli sforzi, la situazione rimane critica e l'emergenza non è ancora finita. Le previsioni meteo indicano un possibile spostamento delle perturbazioni verso le aree centrali del paese, il che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!